Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Abbiamo recentemente analizzato le 10 formazioni retrocesse dalla Serie A alla Serie B con la media punti più alta, formazioni che erano arrivate a raggiungere o addirittura a superare la fatidica soglia dei 40 punti, considerata la base della sicurezza per non retrocedere, ma che hanno pagato campionati livellati in maniera significativa verso l'alto. Il video ha riscosso un buon successo e dunque dedichiamo una seconda parte alle retrocesse più forti di sempre, aggiungendo 8 formazioni scese in cadetteria nonostante una media superiore al punto a partita. Chievo 2006-2007, media punti 1,02. Non bastarono 39 punti in un campionato a 20 squadre ad evitare ai clivensi la prima retrocessione della loro storia. Alla sesta annata consecutiva in Serie A, i veneti pagarono la rimonta del Siena, un girone d'andata condotto al risparmio, 17 punti contro i 22 del ritorno, che pure erano stati sufficienti al giro di boa ad avere 5 punti di vantaggio sulla terzultima, e lo scherzo finale del calendario con lo scontro diretto, perduto in campo neutro contro il Catania. E così terminò il ciclo di una squadra che proprio in quella stagione, grazie alla sentenza a Calciopoli, arrivò a disputare addirittura i preliminari di Champions League, privandosi però poi del suo bomber Amauri, ceduto al Palermo e scivolando in cadetteria quasi senza accorgersene. Brescia 1997-98, media punti 1,02. 35 punti in 34 partite per le rondinelle e addirittura 4 allenatori, dopo l'esonero di Eddie Reia nel precampionato e l'arrivo di Paolo Ferrario al posto di Beppe Materazzi all'undicesima giornata, per poi chiudere col duo Salvi-Bacconi che non fu sufficiente per la salvezza. Il Brescia provò a chiudere in crescendo il campionato con 2 vittorie contro Napoli e Parma, ma per un solo punto non c'entrò una salvezza che per i Lombardi mancava dagli anni 60, non riuscendo a capitalizzare l'esplosione del bomber di provincia per eccellenza, quel Dario Hübner che realizzò 16 gol alla sua prima stagione in assoluto in Serie A, a 30 anni compiuti. Torino 1999-2000, media punti 1,05. 36 punti in 34 partite per i Granata, freschi di ritorno in Serie A dopo il secondo posto della stagione precedente in cadetteria. Una promozione che doveva rappresentare la fine di una sorta di traversata del deserto, ma i guai per il Toro non erano finiti. Una squadra non priva di qualità con la fantasia di Fabio Pecchia e i gol di Marco Ferrante, autore addirittura di 18 reti stagionali, e che era stata affidata al mito Emiliano Mondonico. Ma non fu sufficiente, la media punti discreta fu vanificata dai ritmi alti in zona retrocessione e come 11 anni prima, nel 1989, fu fatale l'ultima trasferta di Lecce con la sconfitta nel Salento che mise fine alle speranze di salvezza. Vicenza 2000-2001, media punti 1,05. 36 punti in 34 partite anche per i berici di Eddie Reia, ai quali non bastò la presenza di un futuro campione del mondo e capocannoniere della Serie A come Luca Toni in squadra. 9 gol per il bomber in una corsa salvezza che condannò anche il Napoli e che vide il Vicenza pagare nel finale di campionato la mancata vittoria in casa nello scontro diretto contro il Lecce e la successiva sconfitta sul campo del Brescia che tornò a salvarsi per la prima volta dopo 35 anni. Resta questa l'ultima stagione vissuta in Serie A nella storia del Vicenza. Napoli 2000-2001, media punti 1,05. Stessa situazione del Vicenza, i partenopei terminarono il campionato 2000-2001 a pari punti con i veneti, dopo aver appena riconquistato la Serie A. Un campionato iniziato con grandi speranze per gli azzurri con l'arrivo di Zdenek Zeman in panchina, ma il boemo non riuscì a imporre i suoi schemi spettacolari e venne sostituito da Emiliano Mondonico,
il cui pragmatismo tenne a galla la squadra fino all'ultima giornata, ma non fu sufficiente pareggiare con la Roma, poi campione d'Italia, e vincere in casa della Fiorentina all'ultima giornata per salvarsi ad una squadra ricca di talento offensivo, col duo Edmundo-Nicola Moruso in avanti. Sampdoria 1965-66, media punti 1,05. Per i blucerchiati una retrocessione amara maturata all'ultima giornata con una sconfitta subita sul campo della Juventus, solo quinta in classifica a fine stagione. Un KO che impedì ai blucerchiati di tenere il passo della SPAL e dell'Atalanta che pareggiando si staccarono rispettivamente di 1 e 2 punti dai genovesi che avevano chiamato Fulvio Bernardini per cercare di evitare la retrocessione. Un centrocampo al fosforo con Mario Frustalupi in cabina di regia e gli 11 gol di Giancarlo Salvi non bastarono per evitare la Serie B con 27 punti che sarebbero stati 36 con i 3 punti per la vittoria in un campionato a 18 squadre. Cagliari 1982-83, media punti 1,06. Con Gustavo Giagnoni in panchina, privi del fresco campione del mondo Selvaggi, ma con gli innesti degli stranieri Victorino e Uribe, il Cagliari fu costretto a digerire una retrocessione sul filo di lana, maturata anche a causa di uno scherzo del calendario, che impose all'ultima giornata lo scontro diretto contro l'Ascoli, che vinse e sorpassò i rossoblù, lasciandoli al terzultimo posto in classifica. 9 gol del bomber Piras e ben 14 pareggi su 30 partite disputate non bastarono nella stagione precedente e nelle due successive, i 26 punti totalizzati dal Cagliari sarebbero stati sufficienti per l'undicesimo posto in classifica. Brescia 2004-2005, media punti 1,07. 41 punti in 38 partite, uno scontro diretto fatale all'ultima giornata. Dal 1966 al 2001 il Brescia non era più riuscito a ottenere una salvezza in Serie A. Poi si era aperto il ciclo di Roberto Baggio che per 4 stagioni, dal campionato 2000-2001 a quello 2003-2004, tenne le rondinelle costantemente nella massima serie. La prima stagione senza il Divincodino fu fatale, anche se la squadra manteneva qualità con Di Biagio a centrocampo e i gol di Caracciolo. 41 punti di solito sono garanzia di salvezza, ma quello fu un campionato particolare, in cui il Brescia si trovò addirittura penultimo a causa del 3-0 subito a Firenze, con Viola poi Salvi per un pelo, all'ultima giornata e in cui Bologna e Parma dovettero affrontare lo spareggio a quota 42 punti. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!